Siamo con Thomas Zacquassi, l'elemento secondo me migliore di oggi di questa Zenit Prato, che ha fatto un risultato storico per la sua corta storia, affiliazione alla FIGC, e diciamo avete trovato un Amassese, mi è sembrata un po', come posso dire, scarica. La ringrazio intanto per i complimenti fatti e prima di tutto noi abbiamo tendenza a dover, io ho tendenza a dover ringraziare prima Dio perché è stata una partita ben programmata perché sapevamo che la Massise è una squadra molto tosta, già l'andata l'abbiamo vista e al ritorno è, diciamo, non direi tanto scarico perché dopo l'1-0 siamo stati un po' in difficoltà. Poi dopo un gol, due gol, lì diventa un po' difficile riprendere il ritmo della partita. Però è sempre stata una squadra che è rimasta sul pezzo, sono in forma fisicamente e direi che le cose ci sono andate meglio a noi rispetto a loro. Sei stato come al solito un folletto rapidissimo in tutte le parti del campo. Diciamo la tua caratteristica è l'agilità, la rapidità. Questo campo perfetto ti ha aiutato perché sei anche un giocatore molto tecnico. Sì, fanno parte delle mie caratteristiche e direi il campo era uno spettacolo comunque e non posso dire altro, era un po' sono le mie caratteristiche, sempre abbiamo avuto un po' di crescita mentale e grazie a Dio le cose sono andate come dove si pensava e si sperava. Eri a Prato, se non ricordo male, però diciamo, insomma, fai un po' la storia della tua carriera partendo già dalle squadre giovanili. Le giovanili le ho fatte un po' sia a Sestese che ai Prato e ho iniziato a giocare prima ai Prato facendo parte nel periodo in cui loro scesero in Serie D e dopo loro andai all'Alianese e feci 6 mesi e dopo l'altra parte del campionato lo feci anche alla Seravezza. L'anno scorso direi, sì, sono ritornato a Prato e quest'anno sono alla Zenit Prato. Zenit Prato che adesso comincia a vedere proprio i quartieri altissimi della classifica, un pensierino al primo posto ce lo fate? Il pensierino è al primo posto, come ben si vuol dire, quando fai bene hai sempre i pensieri ad ambire sempre avanti. Non escludiamo il fatto di voler vincere e come dico sempre, se Dio lo permette, faremo grandi cose. Benissimo, ti ringrazio e in bocca al lupo. Grazie.